Ora sono 21 anni che sono in Germania per lavorare. Da 10 anni fortunatamente ho portato pure mia moglie e mio figlio. Questa lettera ce la volevo mandare al sindaco personalmente, ma non so chi è il governo. La mando a lei, che dice mia nipote che sta lì e la pubblicate sicuro. Sono 20 anni che manco, ma il mio cuore è rimasto lì. Dove sono nato? 57 anni fa, a Sant'Antonio. Ogni tanto telefono per le feste importanti a mio nipote che sta lì, mia cognata è morta, e mi dice quando telefono che ci sono sempre ammazzatine, che c'è gente che non si sa dove è finita, che scompare. Ogni volta la stessa cosa. E a me che sto qui, mi pare che Barcellona è una specie di Vietnam, e ce lo giuro, mi vergogno. Tanto che agli altri italiani che stanno qui, che incontrano nella fabbrica, non glielo dico che sono di Barcellona, ci dico che sono di Mazzarrà, tanto mio padre era di Mazzarrà. Ma ci pare giusto che uno si deve vergognare? Tu devi dire dove è nato, dove è cresciuto. Ma che state facendo? Non c'è più la caserma dei carabinieri più a Roma, la questura in più operai. Io pensavo a mia moglie che quando andava in pensione me ne tornavo. A me mi sarebbe piaciuto morire dove sono nato. Ho conosciuto tanta gente, ho sposato mia moglie, Concetta Artale, nata a Centineo. Ma dopo tanto lavoro, in pensione voglio campare, morire tranquillo nel mio letto. E allora mia moglie mi dice ce ne stiamo qua, anche se non ci trattano tanto bene. A meno non l'ammazzano a uno nella strada con un cane. Ma io voglio passare l'ultimo tempo lì, andare a mare a Calderà, pescare vettere e pantere con mio compare Luigi. So che ancora sta là a Calderà. Comprare la gale per la festa di Sant'Antonio, a Giaurino per San Bastiano. Mi creda, io ce l'ho nel cuore queste cose. Ci tengo. Anche mia moglie ha ragione. Eppure mio figlio è qui, si è sposato con una tedesca. Allora muovete, ditelo ai carabinieri, al sindaco. Ma questi non li leggono i giornali. Stamattina c'era scritto il moderno Far West. Ma che è il moderno Far West? Fate qualche cosa, così io posso tornare a morire tranquillo al mio paese. Che mi fa vergognare, ma non l'ho dimenticato mai. Allora me lo promettete? Mi promettete che fate qualche cosa? Io intanto la saluto e la ringrazio anticipatamente.